Ciao a tutti ragazzi, pagelle a caldo sono sempre quelle cose che faccio un po' fatica a fare, ma oggi necessarie perché avevo degli impegni in mattinata. Quindi vediamo di fare a caldo le pagelle di Juventus-Inter, che non andrà mai giù, ragazzi. Rimarrà per sempre qua. Posso bere tutta l'acqua del mondo, ma non andrà mai giù questo boccone amaro. Non andrà mai giù questo boccone amaro. Rimarrà per sempre qua. Tagliati ufficialmente fuori, ufficialmente, ufficiosamente, ma molto probabilmente fuori dalla lotta a scudetto, abbiamo necessità di ridimensionarci e di ritornare sul canone legato al raggiungimento della Champions League senza sognare niente di più, a meno che non succeda qualcosa di assurdo, ma a 7 giornate dalla fine e con questi presupposti mi sembra ovviamente logico pensare di arrivare soltanto al termine della stagione, assicurandosi un posto nelle prime quattro e cercando di portarci a casa la Coppa Italia. Se tutto è pronto, iniziamo subito. Vi chiedo magari di lasciare un like a questo video per favorire la diffusione, ma so per certo che verrà comunque visto da tante persone perché andrò io e perde. Vabbè, andrò io e perde, tutti felici. Festa nazionale, eh? Siete contenti, eh? Voi ti vedo bastardo, eh? Sei un bastardone lì felice, tutto contento. Io qua che santo Dio. Io inizio da 7 Massimiliano Allegri. Piaccia o non piaccia, secondo me Allegri stasera veramente non ha sbagliato niente. Ha fatto la formazione più bella che poteva fare in assoluto, probabilmente. Formazione veramente quasi perfetta, al limite della perfezione. Poi potevano esserci alcune preferenze legate, che ne so, al terzino sinistro. Poteva esserci De Sciglio a centrocampo. Poteva giocare, per dire, Zaccaria titolare al posto di uno tra Locatelli o Rabiot. Però, guardate, io molto soddisfatto davvero di quello che è stato il ragionamento di Allegri nel preparare la partita, che è stata un po' la conferma di quello che avevamo detto in questi giorni, dell'approccio della gara che ha costruito, con cui ha annichilito l'Inter, perché l'Inter è stata annichilita ieri sera. Cioè, c'è poco da dire, la Juventus ha fatto suo e non sul boccone l'Inter, e sono orgoglioso della prestazione dei ragazzi e sono veramente contento di come l'ha preparata l'allenatore. Quindi secondo me il voto è 7, il problema è che non riusciamo a convertire. Non riusciamo a convertire. Io sono sempre dell'idea che preferisco avere meno occasioni da gol, meno occasioni da gol e fare gol, perché veramente dopo gli ultimi 30 giorni in cui col Villarreal giochi bene e perdi non meritando, con la Macedonia giochi bene e perdi non meritando, l'Inter giochi bene e perdi non meritando, porca vacca, che mese terrificante. Se ci aggiungiamo nel mezzo anche l'annuncio del mancato rinnovo a Paulo Dybala, veramente gli ultimi 30 giorni sono da mani nei capelli per noi tifosi della Juventus e tifosi dell'Italia. E vabbè, arriveranno tempi migliori. In questo momento qua purtroppo non gira, non riusciamo a raccogliere quello che stiamo producendo, quando invece nei mesi scorsi magari raccoglievamo anche qualcosina di più. Mi auguro di tornare a creare qualcosa in meno, ma concretizzare di più, perché sennò purtroppo i risultati non si raggiungono, non si raccolgono e ci ritroviamo a fare questi post partita amari come nelle altre partite che ho citato. Però secondo me la partita è stata preparata molto bene da Massimiliano Allegri, nonostante la sconfitta. Secondo me il 7 è il voto giusto. Poi non lo so se siete d'accordo o meno, non ho veramente niente da rimproverare. Poi è stato anche un po' costretto ad alcune decisioni per via di ammonizioni che sono state distribuite, così volavano ieri sera, più l'infortunio di Locatelli, che purtroppo per una ventina di giorni starà fuori per via del collaterale. Bruttissima serata per il Loca, poverino, mi dispiace la Matti. 6,5 per Szczęsny, che lui il suo lo fa, perché lui il calcio di rigore lo para, poi lo fanno ribattere, ancora una volta intuisce la traiettoria, ancora una volta niente. È incredibile, quando facciamo queste partite qua, poi ci fiscono un calcio di rigore, poi succedono delle cose strane, sempre delle cose strane, e andiamo a casa, andiamo a letto con la spappola, veramente tristi. Tec il suo lo fa 6,5, perché oltre il rigore, che cosa c'è stato? Nulla. E oltre il rigore c'è stato nulla grazie a Chiellini e a De Ligt, che secondo me hanno fatto un'ottima partita su Lautaro Martinez e Dzeko, annullandoli completamente, portandosi a casa il loro 6,5 pulito, 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 perché hanno fatto una gran partita tutti e due. Poi anche lì, Giorgione, porca vacca, Giorgione, porca di una vacca, Giorgione, Giorgione, porca vacca. Ma quella traversa nel primo tempo, che se la tocchi fai gol, porca vacca, queste sono palle gol che non possiamo permetterci di sbagliare. Poi lo so che Giorgione
non è l'attaccante, è il difensore centrale, quello tecnicamente meno dotato della squadra, anche se vogliamo. Però, diavolo il signore, sei lì. Per il resto partita impeccabile sotto il lato difensivo, un paio di sbavature in fase di impostazione, ma quelle le conosciamo, sono limiti di Chiellini. Per il resto Chiellini ed Elite, gran partita secondo me. Buona partita anche di Danilo, 6,5 anche per lui, che è andato anche varie volte in sovrapposizione e l'abbiamo notato, la Juventus riesce a giocare meglio quando Danilo è libero di fare questa scorribanda sulla destra, di andare in sovrapposizione, di andare a prendersi quello spazio lì che lascia magari Quadrado, quindi questo è uno dei punti dai quali probabilmente dobbiamo ripartire anche in vista dell'anno prossimo, perché anche Allegri te l'ha fatto capire stasera, sì, adesso abbiamo le ultime partite per concludere l'anno, però la testa è già l'anno prossimo, perché è inutile, il tifoso della Juve vuole vincere lo scudetto, cioè vuole lottare per vincere lo scudetto, vuole essere dentro lotta a scudetto, e purtroppo dato che non ci siamo si lavora per esserci l'anno prossimo, anche loro sono già con la testa là, e quindi può essere uno dei punti da cui ripartire l'anno prossimo. Vedremo tra l'altro se ci sarà Quadrado, perché anche lui è in scadenza di contratto, però quando Danilo va in sovrapposizione qualcosa nasce sempre. Però ribadisco, siamo sempre imprecisi, poi magari le mettiamo male, la colpiamo male, manca un po' di precisione in più. Non mi è piaciuto tanto Alexandro, devo dire la verità, non l'ho visto proprio dentro la partita, secondo me è una delle poche insufficienze di questa gara, non un'insufficienza grave, stiamo parlando di un 5,5, però no, non mi è piaciuto, è mancato proprio il suo apporto alla gara, un po' più di spinta magari, qualche volta è arrivato anche là in fondo, però senza mai essere determinante, senza mai dar lo spunto. È incredibile perché secondo me Alexandro punge molto di più rispetto a Danilo, però Danilo è molto più ordinato all'interno della partita, Alexandro è sempre un po' pasticcione, e più che altro Alexandro, ragazzi, il miglior Alexandro andava là, spingeva, buttava dentro, si lanciava, invece questo è sempre un po' più timido, sempre un po' timido, no? timidino, sostituito da De Sciglio, entra pochi minuti, prende 6, poi Allegri si accorge che può invertirli perché uno è destro De Sciglio, l'altro è sinistro Bernardeschi, mancino Bernardeschi cambia le fasce, ma non nasce niente di che, mette un cross sul finale da cui poteva nascere qualcosa, ma purtroppo non è così. 6,5 Quadrado, perché ha creato tante possibilità, sempre uno contro uno, a me è piaciuto Quadrado, ieri sera andava a puntare, poi a certo punto era stanco, anche lui si prende un giallo per proteste, purtroppo, che lo va anche qua a limitare, però Quadrado lì sulla destra la spinta, secondo me l'ha messa, non l'ha mai fatta mancare, ci manca sempre quel qualcosa in più, e io sono davvero dell'idea che stiamo patendo tantissimo la mancanza di Federico Chiesa. Apro una parentesi su Allegri, dato che ho detto nel post partita, ascoltando le interviste di Allegri e di Inzaghi, che a livello di comunicazione proprio c'è una voragine. Inzaghi è riuscito a lamentarsi delle sue assenze, dicendo che gli altri allenatori piangono per le assenze, quando l'Inter probabilmente è una delle squadre che ne ha avute di meno nel corso della stagione, e poi è andato a creare un teatrino tutto suo, si è tirato fuori degli argomenti tutti suoi. Ecco, secondo me sono molto importanti anche queste cose, non dimentichiamocelo mai che noi stiamo giocando una stagione senza Federico Chiesa praticamente da gennaio in poi, perché si è rotto un crociato, e ci manca, è come se ci manca, lo sentiamo che ci manca, ma non è che tutte le interviste andiamo a dire oh, ci ha fatto male Federico Chiesa, e ci manca tanto. Locatelli 6, si vede che è limitato da questa fasciatura, da questo occhio, da questo colpo preso dopo un minuto di gioco, un minuto dura la partita di Locatelli, per il resto ci mette il cuore, l'anima, poi si fa addirittura male anche al ginocchio, cioè veramente una sfortuna. Locatelli viene dal Covid, il Covid il giorno dopo l'eliminazione col Villarreal, poi va in nazionale, recupera dal Covid, ma non può giocare la partita dello spareggio playoff al mondiale proprio perché era appena guarito dal Covid, viene eliminato senza giocarla, torna Juventus-Inter un minuto, occhio gonfio, poi esce dopo mezz'ora per via del ginocchio anche, cioè veramente mi è spiaciuto da matti per Loca. Un abbraccione Loca, torna presto perché abbiamo davvero bisogno di te. Al suo posto entra Zaccaria, che secondo me fa una grandissima partita a Zaccaria. Una grandissima partita a Zaccaria. 6,5. Il problema è questo qua. Recuperiamo un centrocampista, se ne fa male un altro. Allora ditelo. Poi pianga gli altri.
Vabbè, piangeranno quegli altri e noi dovremo stare zitti e accettare tutto. Vabbè. Facciamo così, tanto va così. C'è mezzo Zaccaria che sfiora il gol, prende il palo purtroppo, il secondo palo nella serata. La mala sorte, eh? La sfortuna. Vabbè. Non avrei mai pensato di dirlo. 7 Rabiot. 7. Probabilmente migliore in campo. Per quello che ho visto io, Rabiot veramente migliore in campo. Ah ragazzi, andava ai 2000 all'ora, poi ha rischiato il secondo cartellino giallo nel primo tempo, indubbiamente, ma anche da ammonito ha fatto una gara quasi senza sbavature. Io non mi ricordo un singolo momento in cui ho pensato no, Rabiot, stai per fare una cazzata. No, ieri sera bene, cioè ieri sera bene, non me ne capacito, non me ne capacito. Sarà che l'anno in più l'ha sbloccato, eh? Un anno più vecchio, no, buona partita di Rabiot. Buona partita. E davvero, quando fai queste partite qua, in cui quasi tutti i giocatori sono concentrati a livello mentale, ti fanno capire di essere in partita, io apprezzo, ma perché a me piace questo stampo di partita, questo tipo di partita, di squadra aggressiva, di squadra vogliosa, di squadra che sa, di squadra consapevole della propria forza. Queste sono partite che mi piacciono, e se anche Rabiot riesce a fare queste partite qua, io lo premio volentierissimo. 7. Poi passiamo all'attacco, dove Paolo Dybala tra le linee è stato un giocatore che si è concentrato molto sul marcare Brozovic, ma quello era doveroso, sapevamo che sarebbe andata così. Non la miglior partita di Dybala, c'è da dire la verità, secondo me non è insufficiente, perché è stata una partita anche di sacrificio, ma soprattutto la qualità tecnica lui non l'ha mai fatta mancare, alla prima partita ufficiale post annuncio del mancato rinnovo, una partita da 6. Non di più, intendiamoci, però secondo me la sufficienza se la porta a casa, anche se è stato poco incisivo lì davanti, e questo va detto a tutti gli effetti, perché è mancato proprio lo spunto di Dybala, è mancato in assoluto lo spunto di Dybala, però il sacrificio ce l'ha messo, la qualità in campo ce l'ha messa, e forse anche il cuore, perché tante volte provava a prendersi lui la palla, provava ad andare lui a concludere, poi di conclusioni, senza mai trovare effettivamente l'angolo giusto o comunque l'imbucata per far male all'Inter. Però secondo me la sufficienza se la porta a casa. Non di più, ma la partita di Dybala a me ha convinto, anche perché davvero, cioè ricordatevi sempre che quando un attaccante deve fare una doppia fase, quindi quella di non possesso sul regista degli avversari, delle energie partono per forza di cose, ma questo ha favorito lo sviluppo della partita della Juventus, perché l'Inter una volta marcato Brozovic ha fatto veramente fatica. Io a Morata do 6,5, io ho visto tantissimi che l'hanno massacrato nelle pagelle, tante pagelle l'ho già lette in questi pochi minuti dopo la partita, con delle insufficienze. Secondo me Morata, ragazzi, ha fatto una partita a tutto campo di un'importanza atomica, cioè andava su Dumfries sempre a pressare, anche in occasione del calcio di rigore che è stato fischiato, cioè Morata è lì, è un giocatore che ti dà tutto. Poi è vero, lì davanti manca il guizzo, perché purtroppo lì davanti manca il guizzo, e l'attaccante lo valuti anche per questa roba qui. Però Morata non deve farti questo ora come ora, per come è strutturata la Juventus, non è più quello che doveva fare nel corso del girone d'andata, dove non c'era la boa, dove non c'era il centravanti, dove non poteva essere valorizzato come bomber, perché c'è qualcun altro che si deve occupare di mantenere quella zona centrale. Alvaro è un giocatore generosissimo che varia per il campo. Dire che ha fatto l'attaccante forse è anche un pelo troppo, perché si è preoccupato di tutto il resto, di gestire l'Inter e di dare degli strappi veri e propri, qualche giocata sopraffina, un paio col tacco in velocità, andare in verticale. A me Morata è piaciuto, io Morata do 6,5, secondo me è stato il migliore dell'attacco della Juventus ieri sera, l'anima, il cuore, l'anima pulsante dell'attacco della Juve. Male Vlahovic. Secondo me Vlahovic è stato il peggiore invece, ma al di là del fatto che anche lui comunque una partita di sacrificio l'ha fatta, sempre andare nell'uno contro uno con Skriniar che faceva il vertice basso della difesa, quasi libero ma non proprio libero, però il giocatore in mezzo alla difesa, ha fatto fatica, indubbiamente, è stata una lotta maschia, dove Skriniar tante volte ci ha messo anche qualcosina in più rispetto al classico fisico che ci si mette. Ma Vlahovic l'ho visto sempre in ritardo sulle giocate, impacciato, un pochino arrugginito, sta perdendo un po' quel tocco che ci aveva fatto vedere nelle prime partite. Io non so da cosa sta nascendo questa cosa, è da un po' di partite che lo vedo un po' pesantito, non perché è ingrassato, ma un po' pesantito sulle gambe, le gambe che non girano proprio più come dovrebbero, solito grandissimo lavoro spalla alla porta, però è ora di buttare dentro qualche pallone in più,
passa da lì. Purtroppo passa da lì. Ed è ovvio che quando l'attaccante della Juventus non segna, si becca le critiche, si becca le insufficienze. Secondo me la partita di Vlahovic è palesemente insufficiente da 5. Così come è da 5 quella di Moise Kean. No, non ci siamo, Moise. Cioè, non va bene così. Semplicemente non va bene così. Io non so che cosa stia succedendo, che cosa stia accadendo a Moise Kean, ma... Sarà che quando lo butti dentro non sente la partita, non lo so, la butto lì perché... Cioè, due palloni, tre palloni toccati, ne ha sbagliati quattro. Cioè, pensare che dobbiamo pagarlo 40 milioni un pochino mi dà noia, se devo dire la verità. Speriamo che non scatti l'obbligo di riscatto, oppure speriamo che scatti proprio perché Moise riesce a subire questa evoluzione, questo cambiamento, questo miglioramento, sennò difficilmente potrà essere un profilo della Juventus del futuro, visto che abbiamo tagliato fuori Dybala con questa facilità. Vedo complicata la permanenza di uno come Kean il prossimo anno. Ovviamente se ci sono dei vincoli che ci obbligano a riscattarlo lo faremo, ma sarebbe palesemente un giocatore fuori progetto. Vabbè, Arturo e Bernardeschi, ragazzi, senza voto hanno giocato talmente pochi minuti che è difficile dare una valutazione, però penso che si sia vista la differenza di qualità e di voglia da chi è partito dall'inizio e da chi è entrato invece a partita in corso, eccezione fatta per Zaccaria, dove potrebbe benissimo essere titolare. Vabbè, Arthur, ribadisco, secondo me Arthur può giocare titolare in questa Juve, e poi Arthur che entra negli ultimi 5 minuti, che cosa ti può dare? Però stasera secondo me il centrocampo ha funzionato, quelli che hanno giocato il centrocampo mi è piaciuto. E niente, vado a letto con questa amarezza incredibile. Come vedete sono delle pagelle un po' scariche, ma in quale altro modo avresti potuto approcciare il post partita di questo Juve-Inter? E poi sicuramente nel pomeriggio ne parleremo ancora, perché nel frattempo mi sarò raffreddato e farò qualche altro video, però credo che ci sia poco da dire. Cioè, una partita in cui le due squadre hanno avuto, secondo me, un dislivello incredibile, dove la Juventus è stata la miglior squadra in campo, un solo gol, nato da un episodio, di cos'altro possiamo parlare? Secondo me la ciccia grossa ce l'ha messa tutta la Juve, e purtroppo è uscita sconfitta anche questa volta. E vabbè, prende e porta a casa, eh? Speriamo di aver giocato abbastanza jolly e di finire la stagione con almeno un sorriso, almeno un trofeo. Ormai la Coppa Italia diventa il mio focus.